Allora, abbasso gli alert, abbasso i blurp. Allora, ragazzi, e niente, siamo con questo monologo. Siamo al 15 luglio. Ieri, a sorpresa, la Roma prende questo portiere, Ryan, come il figlio di Dan, il presidente. Oggi sbarca a Roma. Un'operazione secondo me intelligente per una squadra che ha un calciatore emergente come Svilara, che ha fatto benissimo lo scorso anno, giovane che fino a prova contraria sta bene, per una squadra che fa l'Europa League e che deve fare tanti colpi di mercato, giusto non spendere soldi sul secondo portiere e prendere un parametro zero di questo livello qui, anche se vi dico la verità, secondo me, da quello anche che ho visto, è un portiere che se tu dovessi fare la Champions League, è un portiere che in una squadra forte può fare il terzo, non il secondo, può fare il terzo, non il secondo. La verità è questa. Però nella Roma, dove c'è uno Svilar così, che l'altro anno ha dato garanzie, una Roma che fa l'Europa League, va bene anche come secondo, un giocatore che comunque ha una certa esperienza, 90 presenze con l'Australia, ha giocato quasi in tutti i campionati, un giramondo. Io ho visto i video, un blocca un pallone dai video, però speriamo che erano solo i video. Però va bene così. Questo è il secondo portiere, lo sapevamo che non è che potevamo fare chissà che. L'importante è che adesso si dà una mossa, come dicevo anche ieri, perché il tempo stringe, non possiamo passare tutto il tempo su Chiesa, su quell'altro. Oppure, ragazzi, questi sono talmente bravi che non fanno uscire un cazzo e la Roma da un momento all'altro, fra oggi, domani, dopodomani, annuncia anche un paio di giocatori. Io non lo so, lo dicevo ieri. Quello che vi posso dire è che bisogna darsi una mossa adesso, perché il ritiro è iniziato da una settimana precisa, fra poco ritorneranno anche i nazionali, stiamo all'incirca un mese dall'inizio del campionato, un mese e poco più, è ora di darsi una mossa. Io mi aspetto almeno due acquisti questa settimana, tolto il portiere, ma anche importanti, perché poi, ragazzi, dobbiamo fare anche la ciccia noi, perché il secondo portiere, ok, Lefè, che è un giocatore che ci mancava per caratteristiche, ok, però oltre che prendere giocatori, li dobbiamo prendere anche di livello, perché io così sono sincero, io non voglio vende fumo all'occhio della gente, di chi mi ascolta. Ragazzi, ad oggi la situazione della Roma ad oggi è una situazione che non ti fa pensare minimamente che la Roma il prossimo anno possa lottare per la Champions League. Ma no, andare in Champions League, perché andare in Champions League, ragazzi, ci vanno a tutti e poi alla fine ce va una, se vai a punto a punto, non è che poi fa chissà che, se tu poi alla fine colmi un po' il gap col primo posto. Ma il problema è che ad oggi tu neanche lotti per la Champions League. Ad oggi non lotti proprio per la Champions League. C'è il Napoli che già sta bello corazzato, secondo me, e manca poco. Deve vedere solo la situazione Osimhen, ma se esce Osimhen comunque prendono almeno Lukaku, prenderebbero anche un altro attaccante forte. Il Milan sta settimana, ma andate a vedere la formazione del Milan, ragà. Andate a vedere la formazione del Milan. Formazione del Milan, ragazzi, Maignan, Kulullu, poi vediamo Emerson Royale, ma Tomori, Pavlovic, Hernandez, Renders, Fofana, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Morata. E che gli dimo noi? E che gli dimo? E che gli dimo? E che famo noi? Quelli c'hanno i bazooka, i missili,
i Garammadi e noi stiamo che Mazzafione che è Cortaglierino e che Freccette. E che gli famo? A Juventus sta, avete visto già da Douglas Luiz, Di Gregorio, adesso vediamo Cuppo Meiners, il Todiboso, quelli sono qui se si sono messi in testa, hanno già comunque Bremer, Vlahovic, c'è gente proprio così. L'Inter lasciamo perdere. E incomincio a essere seriamente preoccupato, proprio seriamente preoccupato. Per quanto riguarda il calciomercato, oggi ci dovrebbe essere qualche novità per quanto riguarda En-Nesyri, anche se me l'hanno un pochino un'altra volta freddato questa sera. Per quanto riguarda Abraham, io ragazzi, stamattina mi sono sposto su Morata perché ho parlato a una persona proprio che le cose del Milan le sa. E vi dico che su Morata loro andrebbero proprio a chiudere forte qualora Jovic andasse via, ma non si capisce un po' Jovic quello che vuole fare. Non so de contropartite, non so come andrebbe chiusa l'operazione, so solo che fra Milan e Juventus, che occhio, in seconda battuta è interessata anche la Juventus a Abraham. Pensate un po', oggi mi hanno detto che anche il Manchester United aveva un interesse per Abraham prima di Zirkzee. Qualora il Milan dasse via Jovic, allora può andare a fare Abraham, può andare a chiudere Abraham e non so come. La Juventus, credo che la Juventus Abraham solo con uno scambio, però la Juventus anche deve fare un vice Vlahovic, che Milik non è un vice, può essere un terzo attaccante per tutti gli infortuni che ha avuto. Ma noi dobbiamo fare delle priorità in questo momento e poi vi dico le altre. Priorità sono centravanti, un'ala, un centrocampista, un terzino destro. Sono quattro giocatori priorità. Quattro giocatori priorità. Poi ci mettiamo, non priorità, ma da fare, il difensore, un altro esterno e forse un'altra ala. Ah, e un'altra ala. Sicuramente un'altra ala. Sono sette. 3 non so priorità, 4 so priorità, sono proprio priorità. E siamo al 15 luglio, credo che è il momento. Bravo, il terzino sinistro che però non è una priorità proprio come gli altri ruoli. Diciamo che terzino sinistro no, non priorità, ma è da fare, eh? Cioè non priorità è da fare, difensore centrale non priorità ma da fare. Alla destra, alla sinistra, quello che vi pare, un'altra ala non priorità ma da fare, e so tre, e forse anche un altro centravanti se esce Abraham. Cioè ragazzi, e più terzino destro priorità, centrocampista priorità, centrante priorità, un'ala priorità, sono quattro colpi che vanno fatti entro il 31 luglio, senza se senza ma. Questi quattro colpi vanno per forza fatti entro il 31 luglio e devono partire in ritiro in Inghilterra. Abbiamo venduto anche Aouar, abbiamo venduto Olivares, credo, vabbè, però Olivares è la cessione quella importante che ci fa prendere 12-13 milioni di euro e dobbiamo cominciare a spingere. Io poi ragazzi, vi dico la verità, non lo so se la Roma c'ha in mano i colpi, ma o no, io aspetto, ma vi dica la verità, io aspetto fino a domenica. Lunedì avete visto, no, voi, io ho detto calma perché la società ha chiesto fiducia, state tranquilli. Io ragazzi, fino a prova contraria sto tranquillo fino al 20 luglio, però è dopo il 20 luglio, dopo tranquillo ha fatto una brutta fine, perciò io da stata settimana incomincerò a essere un tamburo a rompere il cazzo, anche perché proprio mi comincia a me prendere lo stato d'ansia, perché
perché poi sento a voi giustamente che comincia a prendervi l'ansia, quel senso di coso, ce l'abbiamo tutti, ce l'ho pure io, però io cerco di buttare acqua sul fuoco perché comunque ho parlato con la società, perché comunque non voglio dargli adito a altri tifosi, devi stare contro calcio, non aspettano ora di distruggerci e prenderci per culo, no? Io l'ho detto, oggi mi ha chiamato anche una persona, mi ha detto lei però... Eh sì, però, ma io non io voglio far vedere che so così. Certo, però, un'altra settimana così, ragazzi, sbotto, raga, ma sbotto perché qua bisogna comprare i giocatori e forti. E forti. Non de nome, quello che vi pare. Giocatori a forti, presi. Perché, ripeto, Ryan, ok, secondo portiere, famo Europa League, va bene. So, siamo fatti passare a parametro 0, dobbiamo fare 10 colpi giustamente in parametro 0 dove può andare a risparmiare il secondo portiere intelligente. Però dall'altra parte cominciamo a fare i giocatori e andiamo a fare forti perché a me stanno di andare a fare figure di merda in giro, non mi va, eh. A me non mi va con i nostri competitor andare a essere preso per il culo sui social dappertutto, non mi va, eh. Non me va, non me va. Perciò io che ho il potere di avere il microfono in mano, di certo dalla prossima settimana, se cose non cambiano, me farò sentire. E poi non mi frega veramente niente, perché comunque io non è che ho qualcosa con la società. Io devo no alla società, io devo a chi mi ascolta. E chi mi ascolta è giusto, non è che io mi metta a fa e quello là. Cioè, se lo fa, se lo fa, non ce lo fa, non ce lo fa. Io reggo finché reggo e dopo non la reggo più. Ragazzi, qui bisogna comprare e tanto proprio. Stiamo proprio troppo in ritardo, troppo in ritardo. Siamo andati in ritardo con la campagna abbonamenti. Siamo andati in ritardo con il direttore sportivo. Siamo andati in ritardo con tutto, con la maglia, tutto in ritardo. Ma con la campagna acquisti se gioca, perché poi dopo bisogna allenarli e perciò se gioca non si può andare in ritardo pure con la campagna acquisti, deve essere veloci e se non ci arriviamo bisogna mettere più soldi e farli subito, perché purtroppo mea culpa se siamo partiti in ritardo, però non possiamo aspettare troppo, perché il campionato non ci aspetta, il campionato non ti aspetta, le competitor non ti aspettano, non si può fare. Non si può fare. Allora io ma aspetto veramente, o spero che questi stanno a lavorare in silenzio e debotto, ragazzi, si presentano uno, due nomi eppure importanti, perché sennò veramente incomincio a andare fuori di testa, spazio e team, ragazzi, questa è una stagione che non ci può non vedere, diciamo, protagonisti di una rinascita a livello calcistico che non per forza deve portare alla Champions, ai trofei, ma una competitività vera sul campo, a una squadra che giochi bene, che ci faccia essere orgogliosi e tutto quanto. Però le squadre si costruiscono il ritiro e il ritiro. E ieri Black Jack dice una cosa giusta, secondo me. Cioè, tu poi metti i cuochi anche bravissimi a cucinare, ma se non gli fai la spesa, se non gli fai la spesa e gli compri ingredienti che non so di qualità, come cucinano? Come cucinano? Perciò sveglia, dai, forza Roma e namo. Monologo terminato.